E poi per stopparlo qua. Qua in mezzo. Nella ricorrenza del centenario di Italo Calvino, poeta e scrittore da cui prende nome la nostra scuola. Per questo abbiamo scelto una poesia in particolare con un messaggio per i bambini ben preciso, che loro hanno saputo interiorizzare e capire nella maniera più profonda. Questo messaggio poi è stato tradotto da loro in immagini che potete vedere benissimo, e infatti loro sono stati in questo progetto molto abili, molto diligenti, molto sensibili a tutto quanto è stato programmato, a quanto ha raccontato e descritto nei particolari il signor Carrasco, ragazzi veramente in gamba, hanno saputo cogliere il significato di questo contenuto e sono stati veramente, come dice la poesia, dei pezzi di storia, i loro momenti nella realizzazione del progetto, che praticamente sarà un arco, noi auguriamo a tutti loro l'arco verso il loro futuro, che continueranno con grande responsabilità. Per questo noi ringraziamo tutti, ci sarà un bambino che adesso le dedicherà delle parole precise. Posso ancora aggiungere delle cose? La scuola di poesia dell'Unione Mondiale Poeti, alla quale faccio parte, il creatore è il cavaliere Silvano Bortolazzi, che è praticamente candidato al Nobel Poetry, mi ha voluto dare dei versi da leggere ai bambini, a voi ragazzi, che comunque sono sempre inerenti al contenuto della nostra poesia e che io adesso leggo e poi vi lascio tranquilli. Allora, il cavaliere Bortolazzi vi dedica questi versi. Quando i bambini impareranno a giocare alla pace invece che alla guerra, il mondo finalmente si potrà definire evoluto e colto, prossimo ad un futuro degno di se stesso. Cavaliere Bortolazzi.